Buona domenica tifosi crociati, bentornati sul canale del Crusader. Parma Fiorentina 0-0. Partita quasi incommentabile, ragazzi, che fatica ieri, che fatica ieri sera, oh mamma mia, ce n'è voluta, eh. Però chi si è addormentato lo capisco. Chi non si è addormentato, che ha cercato di seguire la partita, secondo me è rimasto con le stesse domande e perplessità delle scorse partite. Per tutte e due le squadre sto parlando, quindi non solo del Parma, cioè 0-0 dove? Cioè la Fiorentina, probabilmente non si volevano fare male, perché la Fiorentina con un allenatore in bilico come Iachini, perdere sicuramente l'avrebbero cacciato stanotte. Adesso col pareggio, forse tra qualche giorno. Perché l'esonero per Iachini è incombente e sicuramente questo pareggio non lo salverà, penso, alla situazione che c'è a Firenze, per gli obiettivi che hanno. Mentre per il Parma, con un Liverani che ancora si sta cercando di decifrare, i tifosi non sono contentissimi, però c'è da dire che comunque non abbiamo preso gol, 0-0, gli attacchi proprio sterili di entrambe le squadre. E le difese erano belle organizzate, perché poi alla fine è stata anche una partita combattuta, perché per chi l'ha vista, cioè le squadre hanno anche lottato, scontri, ce ne sono stati tantissimi, e tiri in porta, cioè tutte e due le squadre hanno fatto una fatica a tirare in porta che è incredibile. Quindi io non do né un merito a una né un demerito all'altra, un pareggio onesto, giusto. Si poteva fare di più per entrambi i lati. Anche gli allenatori forse non hanno voluto provare a vincerla e gli stava bene in questo caso il pareggio. Nessuno delle due si fa male e via. Eppure i tifosi non sono contenti, a parte quelli da Fiorentina, che vabbè. Ma venendo al Parma, i tifosi stanno ancora aspettando quel gioco di Liverani che è un po' mutato, perché abbiamo visto con l'Inter, abbiamo visto anche questa partita che ha cambiato ancora modulo, questo 3-5-2, e beh, l'inserimento, ritorno in campo intanto di Bruno Alves, in difesa si è fatto sentire molto, e poi l'inserimento di Osorio lì dietro è stato veramente piacevole vederlo in campo. È grezzo, deve stare attento con dei falli che fa, è rischioso, ha rischiato diverse volte, però ha fatto un sacco di anticipi, ha giocato il pallone, ha chiuso veramente bene. Infatti abbiamo visto anche i calci piazzati, che noi abbiamo proprio delle pecche, delle pecche, delle pecche. Oh, finalmente ero tranquillo. Nei calci d'angolo questa volta ero tranquillo, infatti non abbiamo mai avuto problemi su calci d'angoli, palle rischiose. Quindi bene bene l'inserimento di Osorio, che sembrerebbe prendere il posto di Jacoponi. Quindi Jacoponi qui si sta rischiando il posto. Dall'altro lato ha giocato Gagliolo, tra i tre difensivi, e benissimo. L'altra nota positiva è Grassi, che ha fatto il quinto di centrocampo, quindi a sinistra Pezzella largo, e anche lui bella partita, beh, ma Pezzella ormai sta diventando una certezza. E dall'altra Grassi, che anche lui ha fatto una bella partita di contenimento, ogni tanto è riuscito a spingere, non come Pezzella, anche perché ha uno stile di gioco diverso, Grassi, però il suo l'ha fatto, e quindi merito a lui. Hernani questa partita si è visto molto stanco. Si è visto poco, non tantissimo, non ha fatto i suoi soliti errori di passaggio, eccetera, meno errori, però anche meno incisivo in fase di costruzione, quindi si è visto poco. Kurtic, anche lui quest'anno mi sta piacendo poco, non lo vedo con la verve giusta non è quel giocatore che sta facendo la differenza, ed è un giocatore importante, quindi ci aspettiamo sicuramente molto di più da lui. La stessa cosa per Kučka, che però sta giocando in un fuori ruolo, lo sappiamo, perché alla fine anche ieri era un mezzo trequartista, poi si sì, tornava, però è meglio che torni a fare il suo mezzala, che è il posto giusto per lui. E l'attacco, Gervinho, inglese finché ha tenuto, forse è stato giusto metterlo da subito in campo, anche se Caramo al piglio giusto e vedi, entrare poi a partita in corso è stato più difficile per Caramo, anche se ha provato nonostante tutto a fare qualcosa, ma era difficile, la squadra erano lunghe, stanche, e quindi
poche palle giocabili per lui. Invece per Inglese qualcosina di più, diciamo, anche sulla fase di interdizione, è tornato tanto, non è riuscito a fare il suo solito gioco, a tenere su la squadra. Gervinho ci aveva qualcosa in più, è partito bene, poi dopo si è lasciato un po' andare anche lui in base alla partita. Sappiamo che Gervinho si accende e si spegne in intermittenza e non si è acceso come doveva ieri, quindi è così. Invece benissimo l'ingresso di Somm, partitone. Somm sta facendo veramente delle belle partite e quindi attenzione, perché adesso c'è la sosta, quindi un paio di settimane fermi, si gioca il 22 contro la Roma, altra bellissima partita. Tra l'altro noi avevamo queste tre partite importanti, Inter, Fiorentina e Roma. Ne stiamo uscendo con 2 punti, poi adesso abbiamo la Roma, vediamo se potremo arrivare o rimaniamo a 2 o 3 o 5, vediamo. Siamo comunque a 6 punti in 7 partite, nella media salvezza, quindi diciamo che però rimaniamo lì belli in lotta, le squadre sono tutte lì. Però se riusciamo a fare un filotto di partite vincenti possiamo giocare più tranquilli. La squadra adesso si è riamalgamata, si è riassestata. È entrato Brunetta finalmente, è entrato in campo, ha avuto il piglio giusto, a me ricorda un sacco Ortega, cioè, l'ho visto subito bello con la garra argentina, no, è entrato bello vispo, non è che ha lasciato il segno, però qualcosa ha lasciato intravedere. E poi bisogna vedere gli altri perché Cyprien, non dico che è una bocciatura, però non è entrato, probabilmente deve entrare ancora nei meccanismi della squadra. E secondo me lui, più che giocatore da partita in corso, è da partita da titolare, in una squadra già organizzata. Se entra dopo una fase concitata della partita, lo vedo un po' perso in questo momento. Quindi, secondo me è giusto farlo partire se deve partire titolare. E Valenti mi dispiace, però sai, i giocatori lì sono tanti, ci sarà il momento per tutti, e aspettiamo il rientro di Meaila che dobbiamo aspettare ancora un po', Busi stessa cosa, anche lui elemento sorpresa. Oh ragazzi, io sono già in palestra, mi sto allenando per loro, speriamo che anche loro si allenino perché contro la Roma sarà veramente dura, veramente dura. Noi ci vediamo sempre in diretta live durante le partite, ricordo sempre sul Parma Game Pass, sul canale di Papyrus Ultra con Giuseppe e Andrea. Fate i bravi, buona domenica. Poteva andare meglio, ma va bene così. Va bene così. Punticino che ci teniamo stretto, vediamo se a fine campionato servirà per qualcosa. Un abbraccio, ragazzi. Fate i bravi.